A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dell'1,16%, a 35.473,13 punti. Sulla stessa linea, giornata di guadagni per il Nasdaq 100, che termina la giornata a 15.407,85 punti. Tokyo riportò un guadagno dello 0,38%, terminando a 32.377,3 punti. Shenzhen porta a casa un calo dello 0,39%, con chiusura a 11.101,4 punti. Seduta no per la borsa di Milano, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,37%, piatta Londra, che tiene la parità, sottotono Parigi che mostra una limatura dello 0,25%. Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto bancario, che riporta una flessione di meno 5%. Retrocede molto Credem, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,27%. In Germania, annunciati i prezzi al consumo, pari a 6,5%. Attende domani dalla Cina e dall'Italia la diffusione dei prezzi al consumo. Negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle scorte di petrolio,